questo è il quarto anno che celebriamo questo premio. Il premio si chiama Donne, Pace, Ambiente, Wangari Maathai. Lo abbiamo intitolato a Wangari Maathai, che è stata la prima donna premio Nobel per la pace africana, che diceva esattamente che la pace nel mondo dipende dalla difesa dell'ambiente. Questo premio, che quest'anno ha il patrocinio del Comune di Roma, il patrocinio della Regione Lazio e anche il patrocinio della Presidenza della Camera, vuole dare visibilità all'impegno delle donne sui territori in difesa dell'ambiente e del diritto alla salute. Anche quest'anno premieremo quattro attiviste che si sono distinte appunto per la difesa ambientale, perché siamo convinte che anche su questo tema il ruolo delle donne sia particolarmente importante. Da un lato perché spesso subiscono impatti specifici per via della contaminazione ambientale e dall'altro lato perché spesso sono le prime protagoniste di movimenti in difesa proprio di quei territori. Tiziana, un premio che arriva in vista del vertice ONU di Parigi su un tema molto importante appunto. Cosa significa ricevere un premio del genere, magari dovuto a tanto lavoro scuro che poi dà soddisfazione? Sembra strano, ma in Italia deve esistere un coordinamento che deve fronteggiare le stazioni petrolifere, perché è una emergenza ambientale nazionale, in particolare sulla Basilicata, che è la piattaforma petrolifera più grande d'Europa, quindi sicuramente su questo siamo in prima linea. In tutta Italia, sia nelle Alpi che negli Appennini, sono in pendenza oltre 3.000 di nuove domande di impianti idroelettrici che non porteranno un contributo significativo al bisogno energetico nazionale, però in compenso devasteranno tutti gli ultimi fiumi ancora in buone condizioni, sia nelle Alpi che negli Appennini. Noi abbiamo chiesto che vengano tolti gli incentivi a questo tipo di energie rinnovabili, perché i fiumi non sono rinnovabili. La nostra isola è la regione più inquinata d'Italia, abbiamo 445.000 ettari di siti altamente contaminati, superiamo addirittura la Campania, le donne di Porto Torres muoiono più delle donne di Taranto e questo non si sa. Dunque essere qui oggi vuol dire che in qualche modo questa è la dimostrazione che questa lotta non solo la stiamo facendo, ma la stiamo facendo bene. Daniela, la tecnologia ha fatto passi da gigante in questi ultimi anni, in questo nuovo secolo, eppure il carbone ancora risulta essere un problema ed un problema grave. Sì, continua a essere un problema grave, anche perché continuano a dirci che la tecnologia ormai, come dire, ha fatto sì che il carbone sia diventato pulito, ma in realtà questa tecnologia non l'abbiamo mai vista, anche quella che dovrebbe catturare l'anidride carbonica eventualmente prodotta dal carbone non è mai stata, come dire, è stata forse sperimentata in un caso ed è così antieconomica che non viene utilizzata. Di fatto comunque ci sono, come dire, altri mille modi per produrre energia, anche solo con il gas, ma poi, come dire, energie rinnovabili. Il punto è che noi vogliamo continuare a fare profitti il più possibile sull'energia, come sull'acqua, come su tutti i beni comuni, e questa è la ragione per cui si usa il combustibile più inquinante e più dannoso, che è il carbone. C'è appunto un collegamento tra quello che fai e la salvaguardia del nostro pianeta così com'è, magari cercare di non distruggerlo fino in fondo. Quando ho conosciuto Marika e l'associazione a Sud, ho sentito subito il desiderio di realizzare questi premi, perché era importante per me creare un collegamento con la mia attività e un argomento che mi sta molto a cuore, come questo dell'ambiente. Il bello della ceramica è proprio che si può riutilizzare tutto, non si può non buttare niente.